ragazzi e bentornati sul nostro canale Mondo di Arona Giallina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta all'acqua aromatizzata con pere e cioccolato. Ma voi vi chiederete, ma cos'è sta torta all'acqua? La torta all'acqua è una torta senza uova, latte e burro. È adatta agli intolleranti al lattosio, poi è facilissima e versatilissima da preparare. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 80 ml di olio di semi di mais, 200 ml di acqua tiepida, 230 g di farina 00, 130 g di zucchero di canna, 2-3 pere piccole, queste vengono dal giardino di mio nonno, quindi sono super biologiche e non trattate, 100 g di cioccolato fondente, una bustina di lievito, 2 cucchiai di cacao, un cucchiaino di estratto di vaniglia bourbon ed infine un pizzico di sale. Per prima cosa puliamo le pere, le tagliamo a pezzettini piccoli e continuiamo così finché non le finiamo tutte. Finite di tagliare a pezzettini le nostre pere, ora ci occupiamo del cioccolato che tagliamo a scaglie. Fatto ciò, ci occupiamo degli altri ingredienti. E a questo punto non ci rimane altro che sciogliere lo zucchero dentro l'acqua tiepida. Mescoliamo finché lo zucchero non si sarà completamente sciolto. Ora ci occupiamo delle polveri e setacciamo la farina, il lievito e il cacao amaro. Adesso mescoliamo per bene le polveri in modo che non si formino grumi e aggiungiamo l'olio, tutto in un botto, la nostra miscela di acqua e zucchero un po' alla volta. Sempre continuando a mescolare. A questo punto mescoliamo gli ingredienti e aggiungiamo il pizzico di sale e i semi dell'essenza della bacca di vaniglia bourbon. Dopodiché aggiungiamo il cioccolato e le pere. A questo punto non ci rimane altro che mescolare tutti gli ingredienti per bene. Finiti di amalgamare per bene tutti gli ingredienti, non ci rimane altro che versarli in una teglia già imburrata e infarinata. La nostra ha un diametro di 25 cm. A questo punto distendiamo per bene l'impasto su tutta la nostra teglia. Poi la cuociamo a forno a 160 gradi ventilato per 20-30 minuti. Ogni forno cuoce a modo suo, quindi dopo 20 minuti bisogna fare la prova a stecchino. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa bomba di una torta! Io che sono un grandissimo goloso ci ho messo un pochino di panna sopra. Paradisiaca. C'è questa sofficità nella torta. Dopo è buona, cioccolatosa, delicatissima. Dopo è anche molto molto leggera. E c'è questo retrogusto abbastanza forte di pera che completa il tutto. Insomma ragazzi, è una torta fantastica che la dovete assolutamente provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo una splendida giornata a tutti! Ciao ragazzi e ricordatevi, attivate la campanella!